L'Agenzia Spaziale Statunitense riporta gli americani nello spazio profondo. Approvazione definitiva allo sviluppo dello Space Launch System, il razzo più potente mai costruito dall'uomo, e ultimi ritocchi alla capsula Orion Deep Space. Riportare l'uomo sulla Luna, raggiungere gli asteroidi a spasso per il nostro sistema stellare e sognare l'ammartaggio sul pianeta rosso non è un gioco da ragazzi. E il lancio inaugurale di SLS è stato posticipato a novembre 2018, ma acquista consistenza. Il nuovo sistema di propulsione basato su tecnologia a combustibile liquido sarà il successore dello Space Shuttle. SLS verrà lanciato in una configurazione da quasi 80 tonnellate e il primo ospite sarà la capsula Orion. Sarà un test di volo senza equipaggio, oltre l'orbita terrestre bassa, e una volta a regime la NASA dovrebbe riuscire a gestire un carico di oltre 140 tonnellate. Costo dell'operazione previsto 25 miliardi di euro. Visti i costanti tagli al budget per il programma spaziale, la NASA ha dovuto ripensare le priorità per gestire il denaro disponibile. Concreta comunque l'ipotesi di un volo su Marte entro il 2030. C'è molto lavoro da fare, nell'attesa la vecchia Soyuz è rimasta l'unico ascensore umano tra la Terra e la Stazione Spaziale Internazionale. A novembre tocca a Samantha Cristoforetti, che con la sua partecipazione alla missione Futura sarà il settimo astronauta tricolore e la prima italiana nello spazio.